Ciao, 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 ciao amici miei, ciao amici miei, ciao amici miei, mitici, prima di tutto, buona serata. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti, 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 tutti. Allora, cominciamo con il solito video presentazione che vi faccio vedere tutte le volte. Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Com'è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido, accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso. Di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà distruzione e opportunità. Eccoci qua, opportunità. Facciamo un'orettina, eh? E poi ci vediamo domani sera molto 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 di più ragazzi, perché domani sera c'è il mitico Elden Ring e la mitica live di Elden Ring. Eh sì, avete capito bene, Elden Ring Elden Ring, sì. Sì. Andiamo avanti, alzo un pelino. Qui avevo fatto la missione ieri, eh. Vai al bosco della memoria. Azzo. 2007, andiamo col cavallo. No! Ma porca miseria. Dov'è? Qui ho fatto scoppiare tutto. Perché a me piace anche vedere i posti. Oh, cos'è sta roba? Andiamo, è un fiore, vaffanculo. Allora. Forse bisogna tornare indietro, forse.
La mia vista sta andando oggi, sarò stanco. Sa che tengo sott'occhio l'orario, perché ragazzi. Purtroppo. Forse l'avevo già visto però, non vorrei dire una stronzata, ma credo di averlo già visto, sì. Non lo so se avevo, perché c'erano i tipi, credo di sì in realtà. Una volta le caprette si mettono in mezzo, perché io non voglio neanche tirarle sotto o ammazzarle, e mi passano davanti, questa è la macchina. Dobbiamo rifarci tutto il percorso all'indietro, madonna quanto è bello sto gioco graficamente, è incredibile raga. Cavallo, siamo un cavallo. Può essere che non ho fatto. Aspetta, perché sinceramente non me lo ricordo se ho fatto tutti i falò, vi dico la verità. C'è cazzo, avete visto che c'è stata una frana? Figo. Incredibile. Ah, ancora sono qua. Porca. Che legnata. C'è un altro scemo. Bravo. Dai, ma sei serio? Lo recupero più tardi dalla scorta. E questi servono? Cazzo, mi stai dicendo che ne ho fatti fuori 100 con quella macchina gigante? Cavmiseria. Ah, ma non è quella per curarsi, ah, spacco. Dai, andiamo. Ah, me l'hanno segato. Devo farmi 1600 metri a cazzo così? Vabbè. Ci saranno anche delle macchine adesso, credo, delle macchine che verranno a rompere le scatole.
Ho idea di sì. No ragazzi, non vi faccio niente, tranquillo. Tanto non è che mi date tanto materiale voi. Resta sempre vigile. Sì, lo so. Più silenzioso quando nevica. Strumenti, bobine, un sacco di roba. Però potrei vendere, eh? Allora, queste sono per la vendita, scusami. Vendi per frammenti. Questo potenziale, vedi? Insomma, 1500 eurini, buttare via. Affari con una tenacia. La battaglia finale contro Regalla si avvicina. Ma sei serio? Sì, effettivamente dovrei fare anche un po' di secondarie. Le secondarie servono sempre per le abilità anche, eh. Cosa non è ancora buono il mio scemo nidoli. Dovrei overridare qualche altra macchina, mi sa. Oh cazzarola, qui chi sono? Si lasciano il body, sono quelli stronzi. Se non mi ricordo male, posso anche evitare di farli questi qui. Quello sembra avere un serbatoio sul dorso. Questi che sono la cura li prendiamo, eh. Allora piano Aloy, c'è qualcosa di gigante in giro qua, eh? Se non mi ricordo male. Quello là. Questo è gigante. Quello è gigante. Ok, no, non è di qui e di là. Vabbè, andiamo di là.
Hanno ammazzato il mio animaletto, devo fare un bordello di tempo senza. Questo finisce nella scorta. Questo oh, che meraviglia. Che meraviglia. Grandi fauci. Ah sì, questo è quello stronzo che c'ha il boccone. Cazzo, questi sono tosti, eh. Un po' stanno lì, dopo vanno lentamente nel terreno. Non so a cosa servono, ma... Porca, stanno venendo, eh? Io te lo dico. Fortuna hanno la loro aria, non vanno in giro a scassare la minchia. Sì.
Devo rifare un po' tutto. Ok. Beh, sì, diciamo che bisogna prendere un po' tutto. Lo prenderò dalla scorta se mi servirà. Queste piante vanno prese per fare tutte le varie robe, eh. Comunque sì, è un po' magari da vedere noioso, ma è una cosa che va fatta per forza, raga. Qui c'era già stato. Ok. Dei nostri. Può passare. Straniera, il capo e Carro e il maresciallo Cotallo ti aspettano. Il Kulurut sta per iniziare. Una volta finito, potrò accedere alla camera sotto il trono di Carro. E a Etere. Ok. Straniera, il capo ti attende nell'arena, oltre il trono. Sì, ma l'avevo già visto questo. Questo credo di no. Il compagno del colonnello Edward, comandante. Si spiega un po' tutta la storia. Che cazzo hanno messo? Questo era. Praticamente solo dentro questo. Ah, penso a te. Di qua si arriva all'arena. Indossare indumenti protettivi durante le menate, le si menano nell'arena. Un'altra parte delle rovine, trasformata in un'arena. Buongiorno. Potrebbe tornare utile. Bello. Aloy, hai dovuto smuovere le montagne per piegare il clan del cielo. Realmente. Insieme a Cotallo? Sì. Tecotte ha perso prestigio agli occhi dell'intero clan. Complimenti a entrambi. Ma è il momento di pensare al Kulurut. C'è chi vuole competere, chi godersi lo spettacolo. Sanno che Regalla mi sfiderà. Farò il possibile dando il mio contributo. Mi aspetto altrettanto da te. Qual è il piano? Cotallo. Esistono solo due modi per attaccare l'arena. Attraverso la sala del trono o dal sentiero al lato nord. Abbiamo barricato entrambi.
ma se Regalla intende attaccare il Kurrut con le macchine, dovrà per forza usare il sentiero. Ti unirai ai difensori laggiù. Tu resisti e io avrò i marescialli. Così non dovrai più servirmi e avrai la ricompensa. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Iniziato il Kurrut si andrà fino alla fine. Il bosco, l'arena, erano tutta una struttura antica. Sì. Qui la terra ricorda il sacrificio dei dieci. Le loro gesta commemorate in eterno. Sacrificio? Le visioni ci dicono che proprio qui sotto si batterono fino alla morte contro le macchine. Li onoriamo tenendo il Kurrut dove caddero. Io so dove andare. Che farete voi? Io starò qui con il capo, al mio posto. Se arriverà la battaglia, sapremo onorare il sangue dei nostri caduti. Se arriverà la battaglia, le difese reggeranno. Li chiami mediatori, ma i marescialli che ho visto all'ambasciata erano guerrieri. Sì, guerrieri, ma non solo. Ripudiano il clan in cui sono nati e giurano di difendere l'ordine e la pace. Applicano le leggi, risolvono controversie e rappresentano i Tenakt nelle trattative. Senza di loro non c'è governo. Mi serve altro tempo. Va bene. Allora, io... direi di andare a fare... magari una secondaria. C'è un... capito cosa fanno i... il kit da viaggio bisogna comprare, non so dopo, eh? Grazie per avermi portato con te. Mi sentivo così vivo. Ecco la pioggia. Ne sentivo l'odore. Ho ancora tanta strada da fare. Qui c'era uno. Eccolo qua. Non troverò nessuno che giochi con me se non conosco le regole. Potrai tornare ad Aspracatena. Aspracatena. Fammi vedere dov'è Aspracatena. Aspracatena. Qui. Cazzarola. E facciamo questa missione e poi andiamo a Aspracatena, voglio imparare quel gioco lì. Anche perché sicuramente ci sarà un qualche trofeo legato a, al gioco. Ragazzi, scusate, questa se deve essere la radura in cui Conover ha visto l'eclissi. Macchie di sangue. Cominciamo da qui. Tronchi. Potrebbe causare gravi danni. Ma adesso sono macchie di sangue.
Un bel po'. È dove Conover ha ucciso l'altra guardia. Forse il Focus può dirmi se c'era davvero qualcun altro con lui. Pronto, umano. Spezzato. Rami spezzati. C'era qualcuno quassù. Sì. Vecchie tracce. Si allontanano da luce arida. Dovrei riuscire a seguirle usando il focus. Ok. Ah, ok, non serve. Vediamo dove mi portano. Forse Conover non mentiva dopo tutto. Bellissimo il focus così. Ho perso la pista. Troppe macchine nei paraggi. Forse posso recuperarla dopo averle superate. Hai capito che stronzone? Ah. Dovrebbe essere più semplice ritrovare la pista. Aspetta. A pietra non me ne faccio proprio niente. Ha fatto un lavoro incredibile. Perché lei si abbassa per prendere la roba, ma è veloce, quindi non dà fastidio. Va su di là, guarda. Sangue. E parecchio. Ancora. Chiunque fosse, la macchina lo ha ferito mentre fuggiva. Io dico che cosa, raga. Non aver problemi a seguire la scia con il focus. No, meglio. Che cazzo? Devo fare il focus qui. Sembra sia andato verso quel ponte. Era già arrivato al ponte, cazzo. Cosa può mostrarmi il focus? Cosa può mostrarmi il focus?
Effettivamente non è che posso sentire. Focus. Era un punto d'osservazione. Bene, a quanto pare il fuggitivo si è fermato per medicarsi prima di continuare. Sono tracce facili da seguire. Dove ti sei cacciato? È una figata perché si può... Se voi ricordate, sapete... Potete lasciare senza farvelo evidenziare, se no fate un'evidenza ed è una cosa un po' guidata. Fighissimo, secondo me. La macchina mi ha visto. Ecco la stronza qua. L'arco è top. Ma cazzo! Ciao! Ciao, ciao, adesso vado a letto. Quindi... Porca miseria! Che stronzo sto qua, oh! Affanculo! Ciao, ciao, Danny Boy. Grazie mille di essere passato. La pista finisce. Sì, era tardi. Bisogna andare a letto. Grazie di essere passato. Si era fatto il setto. Corsa, che è bello tosto. Livello 18. Cazzo. Oh, facciamoci ammazzare da uno stupido, eh. Cioè, va bene tutto, ma... Andiamo su. Ok. Andato qui, è andato. Sicuro. Sembra il luogo ideale per nascondersi. C'è più silenzio senza la pioggia.
essere. Ok. Cosa c'è là? Cosa c'è là? Cosa c'è là? Bisogna guardare in giro, eh. Si è presentato all'appuntamento, perciò quella guardia lo ha ucciso o se l'è fatta sua. Avanziamo facendo esplodere le porte. E poi cosa? Rayad era il nostro unico legame con Vestre e adesso anche lui è morto. In qualche modo troveremo Vestre, ma prima dobbiamo superare Luce Arida. Al prossimo cambio della guardia colpiremo tutti. Conover aveva ragione. Devo fermarli prima che facciano altri danni. Per ora avete perso meridiano. Nessun colpo rimasto! In testa del frate. Avad soffrirà. Quella sì. Hai visto? Laggiù! Spero non sia un falso allarme. Oh, fortissimo lui! Oh, la madonna! Torna qui, ora! Te la farò pagare, cara! Attacco dalla distanza! Anche questa è fatta. Ma fuori ce ne saranno degli altri. Meglio stare attenti. Bang. Cazzo è questo qua? Faccio pezzi! Ho qui! Cosa? Ci siano altri delle Eclissi oltre il timore. Se questo Rayad era il loro unico legame, forse ha un focus che potrei usare per arrivare a loro. Forte barile. Ma queste erano torri di una volta, cioè roba... Ecco Rayad. Quel sangue deve essere suo. Si è dissanguato cercando di arrivare qui. Eccolo qua. Lo sapevo. Rayad ha un focus. Ah, vedi? Adepti dell'Eclissi. Se siete all'ascolto... Significa che avete lasciato il dominio per trovare una nuova via.
La meta è vicina. Seguite il sole oltre le porte di Luce Arida e ammirate l'ombra calare sulle future conquiste. Sorgerà un nuovo impero. Devo scovare questo Vesre e stroncare sul nascere il suo nuovo impero dell'Eclissi. Le coordinate, oltre l'oceano. La maschera di Rayad basterà a provare l'innocenza di Conan. Devo portarla a Luce Arida. Non capisco perché il sasso è blu. Lo zaino è pieno, ma ho spazio nella scocca. E quella ce ne ho solo 9. Si possono anche fare o meno, eh? Allora ragazzi, io comunque vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo di iscrivervi su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, WeChat, vabbè, insomma, dai, Pinterest e Discord di Marco Dras Games, per stare sempre al corrente di tutte le live che faccio. Io vi aspetto domani sera con Elden Ring, ok? E ma questa è cosa arida là, non mi sa di sì. La base iniziale. Ah no, dove c'era sto scemonito qua. Va bene, dai, niente, io sono stanchissimo, vado a letto. E mi raccomando di portare gente sul canale, iscrivervi se non l'avete ancora fatto, mi piace, commentate e attivate la campanellina su YouTube e Twitch. Su YouTube ci sono tutti i video salvati, per categoria, per playlist. Su Twitch ci sono tutte le live in diretta. Ciao a tutti amici, da Marco Dras Games Channel è tutto. Un saluto e a domani. Come tutte le volte vi faccio vedere il filmato e poi vi saluto. Ciao. Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido. Accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione.
opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà distruzione e opportunità.